sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. E siamo ancora una volta a parlare di un furto ai danni di un'azienda aretina. Ieri abbiamo parlato di quello messo a segno nei confronti della ditta Avanzati. Oggi invece raccontiamo quello che è successo alla ditta Pasquini Cicli di Arezzo. È successo quello che era successo poi 2 anni fa, diciamo, sono entrati, hanno sfondato l'altra volta la porta centrale, questa volta una vetrina, e poi in poco tempo hanno portato via circa una decina di bici. 13 bici e fortunatamente, confronto alla volta precedente, ora siamo attrezzati con sistemi di allarme, sono stati individuati prima che entrassero dentro perché abbiamo un sistema esterno collegato con la Securpol che avvisa prima proprio che avvenga il furto, e sono stati inseguiti e hanno abbandonato la refurtiva, insomma, ecco. E pensate che 2 anni fa la ditta Pasquini aveva subito un furto simile, venne sfondata una vetrina. La vetrina, sì, ma anche questa volta hanno sfondato ugualmente, l'altra volta la porta proprio, questa volta una vetrina. E pensate che queste persone per rubare non è che vanno tanto per il sottile, procurano a queste aziende dei danni ingenti al di là di quello che riescono a portar via. E questa volta specialmente più danni materiali, perché poi le bici fortunatamente sono state quasi tutte riprese, voglio dire, e poi logicamente ora noi in vetrina teniamo solo i prodotti di fascia un pochino più bassa, la sera togliamo i prodotti migliori, insomma. E questi banditi mirano direttamente alle bici più costose. Sì, logicamente sì, vanno sulle mountain bike o bici da corsa ad un certo livello, e purtroppo ormai tutti i negozi in Italia sono costretti la sera alla chiusura del negozio di fare ancora mezz'ora in più per togliere i prodotti migliori e metterli in sicurezza. Allora Pasquini, questa visita sgradita quanto è costata? Allora, il danno ancora da quantificare perché aspettiamo le fatture, diciamo, di chi ha rimesso le vetrine, la vetrage, diciamo, a posto, ma sicuramente saranno sopra 5.000 euro di danni materiali, sì, perché hanno sfondato una vetrina completa, è stato dovuto sostituire il vetro antisfondamento e poi alcuni pezzi anche proprio della vetrina, diciamo. Gli imprenditori italiani combattono su 3 fronti: crisi economica, pressione fiscale e furti. È quello che è la cosa che forse non viene considerata la peggiore cosa, è che è vero che con questi nuovi sistemi di allarme ormai abbiamo riaccorciato i tempi, siamo dal telefonino vediamo cosa succede nel nostro negozio, però tutte le notti stare lì ogni tanto a collegarsi, a vedere, aspettando che magari qualcuno ti sfondi una vetrina e magari lo vedi anche in diretta, è uno stress che non ha prezzo, insomma. Il titolare di un'azienda in Italia come fa a dormire tranquillo? Male, perché guarda, addirittura proprio poi sicuramente col tempo, poi come ho avuto esperienza l'altra volta, un pochino passa, però ora sono già 4-5 giorni che la sera prima di andare a letto diventa quasi un peso andare a letto. Perché ti aspetti, forse fra ora vado, o forse vai a letto presto presto, che forse non ci pensi, ti addormenti, ma se vai a letto un pochino tardi, come sono abituato io, poi non ti addormenti, perché se fra un'ora magari mi squilla l'allarme, insomma. Restate con noi, a tra poco, per la seconda parte di Sportello Reclami. Stiamo raccontando la storia di un furto ai danni di un'azienda aretina, la Pasquini Cicli, e questi sono colpi che vengono messi a segno da parte di bande specializzate in tutta Italia. Si introducono all'interno della ditta, mirano subito le bici più costose, le mountain bike, le bici da corsa che costano insomma delle belle cifre, poi le portano nei paesi dell'est e da qui vengono messe in vendita tramite internet.
Eh sì, però purtroppo è logico, ma il problema più grosso sì, è questo. Ora io non so, questa volta mi sono dai filmati che abbiamo, perché abbiamo visto tutto prima che entrassero, e anche la Securpol e tutti hanno visto tutto. E, ci è sembrata una banda meno organizzata di quella della volta precedente. Non siamo, l'altra volta siamo quasi sicuri che erano, era quella fonte lì. Questa volta siamo sembrati meno organizzata. E non siamo sicuri che poi queste bici che poi abbiamo riprese forse sono destinate al mercato ucraino, insomma, ecco, voglio dire. E non lo so dire di preciso. E certamente sì, come aveva specificato bene le Iene, la maggior parte dei furti vanno a finire nei paesi dell'est, insomma, ecco. Poi ricomprati anche da italiani, però vanno a finire nei paesi dell'est, diciamo. E se li beccano, ma è molto difficile, una settimana di gattabuia al massimo e poi sono fuori. Il problema nostro, grosso italiano, sono questi, diciamo. La sicurezza praticamente non esiste più, oltre quella che ti puoi fare a tue spese con i sistemi d'allarme o sistemi di vigilanza. E purtroppo per più motivi. Uno è quello che, come tutti sanno, ormai diciamo, è stato negli anni ridotto il budget per tutte le forze dell'ordine. Io non posso dirlo con certezza, ma so da amici che poi frequentano il negozio, che lavorano in polizia e nei carabinieri, credo che nella nottata in Arezzo ci sia solamente una volante dei carabinieri e una della polizia. E logicamente capite con quante bande c'è in giro, cosa si può fare con una volante sola. E poi quell'altro, il secondo problema, quello più grosso, che no, purtroppo il nostro paese ha ormai... ha deciso di non difendersi più, nel senso che non si capisce, o forse lo capiamo anche troppo bene, il perché chiunque venga poi arrestato, voglio dire, poi dopo due giorni è in libertà. E parlando anche veramente con queste persone che lavorano nelle forze dell'ordine, vedi proprio la loro sofferenza a dover rischiare magari la vita per poi rivedersi riuscire prima che loro abbiano finito di fare il verbale della denuncia, insomma, ecco. E questo è inconcepibile, voglio dire. E proprio per questo motivo io penso che sarebbe un pochino l'ora che anche noi ci mobilitassimo, le nostre associazioni, commercio, esercenti, organizzare delle manifestazioni a Roma proprio per ripristino della legalità. Perché non è possibile che non ci sia più legalità in Italia. Io, parlando con altre persone, ho sentito che in tutti i paesi d'Europa, addirittura ieri l'altro parlavo proprio con un amico che fa rappresentante ora in Spagna, e ha detto che anche in Spagna, quando vengono presi, rischiano prima di essere di avere le mani addosso, e poi quando vengono presi c'è una pena quasi certa. E penso che siamo rimasti l'unico paese in Europa che la pena è certa, cioè non ci sarà. E per questo tutti i criminali di tutta l'Europa logicamente hanno più gioco a venire in Italia, perché rischiano meno di tutte le altre parti, diciamo. Parole amare, uno sfogo che comprendiamo benissimo. Qui serve davvero una svolta, altrimenti chiudiamo tutti quanti bottega. A domani. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.